ritmo, il vincitore del primo raggruppamento che riguardava i cani da pastore e bovari, escluso bovari svizzeri. Bob Tail. Il secondo raggruppamento dei cani di tipo Pinscher, Schnauzer, Molossoidi e Bovari svizzeri, il Terranova. Per i Terrier, il Kerry Blue. Per i Bassotti, la taglia più piccola dei Bassotti, il Bassotto Kaninchen. Per gli Spitz, il piccolo Spitz o Volpino di Pomerania. Per i Segugi, il Rhodesian. Per i cani da ferma, il Setter inglese. Per i cani da cerca, da riporto e da acqua, il Cocker Spaniel inglese. Per i cani da compagnia, il Cavalier King Charles Spaniel. Per i levrieri, il Greyhound. Vi ricordo che le foto fatte nella Ring of Honor le potrete trovare da Planet, che è qui nell'uscita dei cani da ring. Tutte e due, tutte e due, sì.
fa, non importa cosa c'entra. Bel applauso a questi super finalisti. Vi ricordo che sono i migliori della loro razza, poi sono risultati i migliori del loro raggruppamento ed ora si stanno giocando la palma del miglior soggetto assoluto di questa giornata.
gentile pubblico, a nome dell'organizzazione vogliamo ringraziare i signori giudici, il delegato dell'INCI, il giudice del Best in Show, e l'organizzazione vi vuole augurare un buon Natale e un buon anno a tutti voi. Ed ora vi diremo quali sono i tre migliori cani in assoluto. Al terzo posto il Cocker Spaniel inglese. Al secondo posto il Greyhound, il re di questa giornata è il Kerry Blue. Signore e signori, a nome dell'organizzazione e mio personale vi auguro un buon proseguimento di serata e vi do appuntamento all'anno prossimo. Buona serata a tutti. Una cosa più importante di tutte, quello di un ringraziamento veramente di cuore alla Royal Canin e alla Sara in particolare.